Amici del divertimento, oggi vi proponiamo per i vostri figli che si sa sono dei rompiballe, vi proponiamo Videogioco 2000, un videogioco veramente bello, guardiamolo subito, solo 99.000 lire, guardiamolo, guardate, ma che bello, guardate che grafica, ma guardate i giocatori, guardate. Ah, colpo di testa! Parato del portiere, Ma ci sta, poi tanto ci sta anche soccer, calcio e football, però vostro figlio rompiballe, Cosa vi dice? Sì papà, ma io voglio giocare a pallavolo voglio giocare, sì, voglio giocare con Mileshiro. Va bene, grazie a nuova tecnologia touchscreen puoi anche personalizzare i giocatori. Ah, ecco qua, Mila, sì papà, ma io voglio personalizzare anche l'altro giocatore. Va bene, non c'è problema, grazie a nuova tecnologia touchscreen, ecco qua, Inter, Mila Inter, sì, ma io voglio giocare a pallavolo. Vabbè, ma comunque non è che potete stare tutto il giorno a giocare col videogioco, Perché poi arrivano gli amici la sera e dicono, ma cosa sei, un bambino? Un bambino dell'asilo? Allora ecco qui che Videogioco 2000, come per magia, guardate, diventa un'installazione, Arrivano i vostri amici a casa e dicono, ma cosa hai comprato? Cos'è? Ah, Marinetti Futurismo, giovani balilla giocano alla pelota. E così va... Videogioco! Cosa è successo? Videogioco! Chiamate un medico dell'Enel! Videogioco! Perché non parli? Parla papà! Videogioco! Al, in realtà... Dai, di qualcosa che non va. È Mario Biondi. Solo che... Sono Mario Biondo io. Mario Biondo. Per quando aveva i capelli. Era Mario Biondo. Meglio spelai che biondi, esatto. E basta. La collaborazione con Anna Sorrenti, guarda, la collaborazione con Anna Sorrenti meriterebbe un capitolo a parte, nel senso che innanzitutto una gran persona, grande amico, grande uomo, io direi molto amico di Nicola, alla fine insomma hanno condiviso bevute simpatiche e mangiate clamorose, lui un buon gustaio giustamente, e ti dico solo questo. Lui è venuto praticamente, credo un artista che ha venduto talmente tanti dischi, ha fatto talmente tante robe, è venuto da noi e si è posto giusto al nostro livello, quindi già questo parla di per sé. E poi è una persona con spirito, una persona molto intelligente, ci ha dato tante dritte, noi tante dritte a lui perché l'abbiamo introdotto in un genere che proprio non era il suo, quindi abbiamo solo da imparare da Alan e lui ha imparato qualcosa da noi e poi siamo divertiti alla grande.
Che stile, che sound! Al Castellana il Soul Combo, riprendiamo la linea da Parigi, dalla periferia, per farvi saluti finali. Vi ringrazio di cuore per essere stati in orbita su Telecapodistria. Non mancate la prossima puntata. Per contattarmi, www.myspace.com/inorbita. Statemi bene e che il funk sia con voi.